È un legame che nasce dal 1961, da quando io nell'Università di Macerata incontrai cari e appassionati colleghi napoletani che mi fecero scoprire Napoli. Napoli come città d'arte, ma soprattutto Napoli come momento della civiltà mediterranea. Da oggi Paolo Grossi, presidente emerito della Corte Costituzionale e cittadino onorario di Napoli, un riconoscimento frutto del sentimento di affetto e di stima che lo lega alla città, consegnato questa mattina con una cerimonia in sala giunta dal sindaco Luigi De Magistris. Io mi sento, come dire, oggi nel dare noi una cittadinanza onoraria a un eminente giurista, un giudice della Corte per tanti anni, presidente della Corte 2 anni, alla presenza di tante personalità così illustri, dare valore al ruolo della Corte Costituzionale, ma valore soprattutto al ruolo della Costituzione. E Napoli vuole rinsaldare anche formalmente legami con persone che hanno a cuore Napoli, hanno una grande umanità, hanno un grande cuore e soprattutto che non dimenticano nella loro vita che il faro per un essere umano che crede nel diritto e soprattutto la Costituzione repubblicana. Nato a Firenze, il professor Paolo Grossi è uno studioso e giurista di fama internazionale, da sempre affezionato alla città, dove ha trascorso anche alcuni anni come docente di storia del diritto italiano medievale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Sor Orsola Benincasa. La cittadinanza onoraria, consegnata alla presenza di familiari, amici e numerose personalità del mondo giuridico e accademico, assume per il professore un grande significato. Significa molto, perché nella mia gioventù io avrei sperato di trasferirmi da Macerata a Napoli come mia sede universitaria. Questo non si è realizzato, io ho ottenuto la cattedra a Firenze, che è la mia città di origine, però significa un ritorno a Napoli, non come professore universitario dell'università, ma come cittadino della città, e questo forse conta di più.